bella a tutti, raga. Oggi giorno numero 4 di Bayfest, Day 4, che poi non è un vero e proprio giorno di Bayfest, anche perché quello di oggi è un pool party. Qualche pool party ci sono stato in vita mia? Non credo tanti, perché non sono la persona che è talmente figa che si invita a un pool party. Anzi, di solito sono la persona che viene esclusa da questi eventi. Comunque, pool party al Mapo Pre Club, che è qua a Isia Marina, e non ci sono mai stato. E quindi quello di oggi è il quarto giorno di festival, e in versione molto molto ridotta, in quanto ci sono solamente gli Anti-Flag come gruppo principale, e apriranno gli italiani TFV, ovvero Time for Vomit, che tra l'altro sto vloggando, camminando insieme, e non vorrei essere investito, che tra l'altro erano venuti a salutare quando suonarono al Bayfest qualche anno fa. Il posto dovrebbe essere da queste parti, qua Isia Marina, però non mi ricordo precisamente dove, ma essendo Isia Marina non New York, lo dovrei trovare. Quindi vediamo un po' com'è la situa dentro. Naturalmente sono vestito non da piscina, perché col cazzo che faccio il bagno, però dai, sono abbastanza gasato, perché c'è un po' la novità per oggi. Oltre al festival c'è il locale piccolo, la situazione un po' nuova, quindi è stimolante, sapete. I festival ne parlo spesso, ma frequentarli è anche un po' estraniante, tanta gente, tanto casino. Quindi sono contento di vedermi gli Anti-Flag in un club a Bellaria con la piscina. Bella rega, eccomi nei commenti del post. Scusate, la maglietta del Dream Theater, ma oggi gira così. Allora, l'impatto col pool party è stato estremamente positivo. Arrivo al locale che si apre sulla piscina, sotto c'è una canzone degli Ataris e vedi che la gente tutta si sta divertendo. Presente quella canzone dei Rancid, East Bay Night, che diceva "Here upon a croc song I will sing along, everything's gonna be alright, another East Bay Night." Scusa per averla cantata di merda, ma il senso è proprio quella canzone. Stare insieme ai propri amici, cantare delle canzoni, divertirsi. Sì, perché una cosa che spesso mi rendo conto girando, che a differenza del sottoscritto, le persone riescono anche a divertirsi. Bravi! Comunque, la situazione mi è proprio piaciuta tantissimo. Ho girato un bel po' di clip, ma l'audio che ho portato a casa dalle clip che ho girato non è assolutamente buono, di questo mi scuso. Ragazzi, quanto è figo il pool party? È fighissimo! E poi, ragazzi, la roba bella è che le birre sono prezzi popolari, quindi si può bere tranquillamente, ubriacarsi e mantenere comunque il portafoglio pieno. Ma è bugiardo! Quanto viene la birra? 7,50. No, 7 euro. Ok, quindi ragazzi, se deve pagare meno che 7 euro, vuol dire che siete voi che siete dei suotoli e non che la birra costa troppo. Ragazzi, è andato avanti per 40 anni Berlusconi, in questa nozione ci deve essere anche chi l'ha votato. Ecco con Diego e Alex, di casa al pool party. Sarebbe da fare, come dico sempre, tutto il festival con quarto. Con gli occhi al trio. Il set, io lo so già qual è che ti è piaciuto di più al Bayfest. Ah, oddio, credo. Non c'è da pensarsi. Allora, ho i Bamboo Shop, mi sono piaciuti tantissimo. Ma cosa dici, Bouncing Souls era la risposta? No, i due Bouncing Souls, forse i Black Liners. Life's gonna come at me.
In qualche live recente non sono stato molto tenero con gli Anti-Flag, una band che spesso ho punzecchiato, dovuto al fatto che i loro concerti erano quasi tutti sovrapponibili, e devo dire invece che vederli in una situazione totalmente diversa da quella in cui li ho visti ultimamente li ha fatti rivalutare totalmente. E il loro concerto mi è proprio piaciuto tantissimo. Mi ha ricordato i tempi in cui li andavo a vedere a inizio anni 2000 a Rock Planet, che passavano tutti gli anni e buttavano su questi concerti punk rock cazzutissimi. Ed è stato bello vederli a distanza di 20 anni ancora in un club. Negli anni li ho visti tantissime volte, ma sempre in situazioni grandi. E invece in un club hanno dimostrato di sapere ancora fare un cazzo di concerto punk come si deve. Bello bello. Eccomi qua con Libero e Franz. Hanno detto qua, faccio vedere due vecchie conoscenze di Fogo, perché anche te sei stato intervistato. Sono in diretta da Fogo Fina. E ragazzi, prima una cosa per il canale: quanto è bella come location il pool party. Bravissimo, 10 lode. Bravi, ben fest. Io ci tenevo un casino agli Anti Flag e quindi sono molto... I ragazzi mi hanno detto, sembra di stare in California. Io ho detto, no ragazzi, questa è la Romagna della Romagna. Questa è la Romagna, non è California. Con, posto da Valera fatto per concerto. Adesso è diretta sul fuoco. Sì. Insomma, come avrei visto dai commenti che ho fatto in questo video, il pool party mi è proprio piaciuto tantissimo. Mi piacerebbe proprio vedere un intero festival sviluppato con questo format, magari meno band, meno dispersivo, gente più a ridosso, c'era anche più interazione. Sai com'è quando sei in una arena grande e la gente si sparpaglia in gruppetti e ognuno è anche più portato a farsi i cazzi propri. Mentre al pool party eravamo in qualche modo obbligati a stare uno attaccato all'altro e quindi c'è stata anche più interazione, ma interazione positiva. E se lo dico io che odio gli esseri umani. Insomma ragazzi, con questo volge alla fine anche questa mia esperienza al Befest. Sono stati giorni per me molto pieni e intensi, divisi tra lavoro, festival, pochissime ore di sonno, ma sono contentissimo di aver fatto questa esperienza. Se hai visto tutti questi video, spero che tu abbia apprezzato questo viaggio che hai fatto con me. E ripeto, questo non è assolutamente un punto di vista oggettivo sul festival. Io sono solamente un ragazzo che è stato a questo festival e ha raccontato la sua esperienza, vissuta come al solito come l'ultimo degli stronzi. E come ultimo degli stronzi che sono, ti posso dire che mi sono anche divertito. E se c'è il punk rock, c'è il divertimento, a sto punto ha vinto tutti. Quindi ragazzi, grazie mille per aver seguito. Se non ti sei ancora iscritto al canale, ora che tu lo faccia, dai un occhio anche al canale Twitch, trovi il link in descrizione, faccio un botto di roba. Ti auguro una buona giornata, serata, quel cazzo dell'ora in cui stai guardando questo video. E come al solito noi ci vediamo molto molto presto. Dai!